Bella a tutti ragazzi, qui Mirek vi parla, siamo tornati oggi con un nuovo video. Questo è un video abbastanza speciale in quanto si tratta del mio video in cui vi racconterò, vi parlerò di quello che sono stato io nei videogame, della mia storia e tutte queste cose qui. Allora, innanzitutto vi introduco la partita, è una MOAB molto lenta in 8 minuti e perché ho deciso di portare questa? Forse alcuni di voi l'avranno già capita, se non è così ve lo dico io. È la mia prima MOAB, infatti l'ho portata apposta per farvi vedere com'era una volta, perché che emozioni ho provato la mia prima MOAB e queste cose qua. Allora, è una MOAB su Underground in dominio con la CR silenziato. I perks erano, mi pare, assassino, sciacallo e non me lo ricordo, e mi pare predatore. E i perk specialista erano gioco di prestigio, sciacallo. No, allora non era sciacallo quello di prima, vabbè, i perks non me li ricordo, facciamo prima dire così. Allora, iniziamo subito parlando del mio primo videogame. Il mio primo videogame è stato Superbike, non mi ricordo di che anno, comunque era più di una decina di anni fa, molto di più, tipo 15 anni fa è stato il mio primo Superbike, avevo tipo 2-3 anni e sì, giocavo così a caso a questo Superbike, mi piaceva muovere i tastini sul joypad, mi divertivo veramente tanto, era un gioco per computer. Allora, passiamo poi, dopo questa piccola introduzione al mio primo videogame, a quello che è stato il videogaming serio, diciamo. Allora, il mio primo videogame multiplayer, che è quello che ho portato a termine meglio, in cui ho raggiunto i migliori risultati, è stato Trackmania United, creato dalla Nadeo, gli stessi creatori di Shootmania Storm. Questo gioco, su 6 milioni di account esistenti al mondo, sono riuscito a portarmi nella prima posizione mondiale, e ora vi lascerò uno screenshot, però dove vedete che sono secondo, in quanto non possiedo uno di quando sono primo, mi sono dimenticato di fare lo screenshot. Comunque potete fidarvi che ci sono arrivato. Sì, questo è un gioco di macchine in cui bisogna fare i record in varie modalità e tutte queste cose qua. Vi lascerò magari un link in descrizione o se me lo chiedete nei commenti di un video dove potete andare a vedervelo. Quindi questo è il videogame che ho, diciamo, intrapreso con più importanza, in modo più serio, insieme a Call of Duty, perché adesso Call of Duty lo sto trattando veramente seriamente. Questa partita, mi sono dimenticato di dirlo prima, è giocata anche abbastanza male, vedete, con alcune difficoltà nei movimenti, ma perché? Perché era una delle prime volte che usavo il joystick, e qui vorrei passare al secondo punto. Uno degli altri giochi multiplayer che ho trattato è stato America's Army 2. Questo gioco, molto bello a mio parere, era un gioco dove io giocavo quasi solo cerca e distruggi, cioè era come cerca e distruggi, solo che senza respawn ma in una modalità diversa. E sì, in pratica era un gioco non molto realistico, dove te eri un... cioè era un gioco, sì, era un gioco di guerra del tempo, era tipo il 2005, diciamo, è stato uno dei miei primi giochi. Quindi passiamo al prossimo gioco. No, più che altro, al tempo io non ho mai amato gli FPS, non mi sono mai piaciuti, anche perché fino a quando ero piccolo, all'età di fino a 10-12 anni, meno mi hanno mai fatto giocare a giochi di guerra, non so, forse volevano evitare che mi venisse un raptus, che no, che mi venisse una fissa per le armi, queste cose qua, e questa è una cosa che ormai manca, mi sa, nei genitori, infatti anche guardando molta gente nei video sono proprio bambini. Oggi ho incontrato uno che avrà avuto 8 anni che giocava a Call of Duty, cioè sul PSN queste cose non si possono vedere. Comunque, se a loro va bene così, cioè io non ho niente contro i bambini di 10 anni, dico solo che probabilmente è un po' troppo presto. Quindi passiamo ora a quando ho iniziato a giocare a COD. Un giorno andai a casa di questo mio amico e lui mi fece: oh, io all'Xbox ho appena comprato un gioco, Call of Duty Modern Warfare 3, lo proviamo insieme. Ok, va bene. Lui non aveva neanche un multiplayer, ci siamo messi a giocare in LAN uno contro uno. Mi ricordo ancora che ho usato la classe quella col Barrett e lui quella con lo Striker. E ci siamo messi a giocare, sì, così a caso. Cioè, era la prima volta che mi trovavo un joystick in mano per un FPS, perché non l'ho ancora detto, ma io giocavo molto, diciamo, a giochi tipo, che ne so, fammi pensare, Formula 1 2005, Formula 1 2006, 2010, giochi di moto, GP, tutte queste cose qua. FPS mai. Quella è stata la prima volta che prendevo in mano un joystick in questo ambito. E come già detto nel vlog, mio padre era un gamer. Quando sono tornato a casa gli faccio: oh, ma sai che bello che è quel gioco? È finito che lui l'ha comprato per PC. Ci siamo messi a giocare e, diciamo, mi è piaciuto. Sono arrivato al maestro prestigio, cioè al 20° prestigio, perché giocavo solo a quello tutto il giorno. Finché poi, per i troppi hacker e queste cose qua, ci siamo stufati di giocare.
Un giorno però stavo ancora giocando a Trackmania, quel gioco là, e mio fratello inizia a insultarmi dal piano di sotto di casa mia e io non capivo perché. Vado giù un po' per minacciarlo, per fargli prendere paura, mio fratello più piccolo, e vedo che ci sta giocando a Call of Duty, ce l'aveva fatto apposta per farmi scendere perché se mi diceva vieni non sarei mai venuto. E quindi sì, ho visto che stava giocando a Call of Duty sulla Play, wow che figo, facciamo un giorno io e un giorno te. Alla fine ho giocato solo io, tipo io ero a livello a prestigio 4, livello 80, lui era a livello 10. Questo per farvi capire. In pratica, sono cresciuto e ho iniziato ad allenarmi a quello. Io non ero neanche un appassionato di coding, quando, anche quando è uscito Black Ops 2 non lo sapevo. Però me lo sono comprato per novembre, cioè neanche un po' più tardi, quando è uscito per PC. E però non andava, perché su PC mi laggava davvero tanto, era ingiocabile. Allora ho aspettato Natale e a Natale mi sono comprato Black Ops 2 per la Play. Risultati non se ne sono visti, non ho fatto buone partite e tutto fino a marzo, che ho iniziato a impegnarmi per lo sciame e ho tirato il mio primo sciame. Al tempo pensavo fosse come la Moab e ho preso uno sciame, ho preso uno sciame. E sì, questo. In pratica è andata a finire che ho iniziato a impegnarmi e tutto. Ho visto vari video e tutto e sono finito per ho finito per iniziare a tirare vari nuclear, tutte queste cose qua. Adesso tiro anche molto frequentemente Moab, ho tirato un po' di Moab anche se ormai o sono Moab speciali molto veloci, non vale la pena portarle. Comunque sì, ho iniziato ad appassionarmi molto a COD e speriamo che il prossimo Call of Duty Ghost sia carino, bello, come è stato Black Ops 2, perché alla fine molti lo offendono, ma se ci gioca così tanta gente, un brutto gioco non è. Quindi, passando all'ultimo argomento, vorrei dire che penso che questa è la mia storia raccontata molto in breve. Ho deciso di non ampliarmi troppo parlando di clan o cose simili. Sì, ve l'ho raccontata molto in breve, vi ho raccontato un po' quello che sono stato io, non sono andato molto nei particolari. Comunque, sì, credo che se questa non fosse stata la mia storia, probabilmente se mio padre non fosse stato un gamer, se io non fossi andato a casa di quel mio amico quel giorno a mangiare, forse ora non sarei neanche qua perché non avrei mai scoperto COD e non avrei mai iniziato a giocarci, a fare video. Quindi, ragazzi, qua il video sta per finire, potete vedere la lentezza di questa Moab. L'ho portata apposta perché è la mia prima e vedete anche come faccio fatica a muovermi perché abituato a giocare dopo 3 mesi con cui gioco col mouse, giocare con il joystick è un po' difficile. Comunque mi è arrivata questa Moab, essendo la mia prima Moab, guardate qua come addirittura mi tremavano le mani, qua è esploso un cassone, sono morto di paura. E vedete lo scatto che ho fatto, comunque vabbò, è andata a finire così, la Moab sono riuscito a tirarla e basta, sì. Spero che comunque abbiate apprezzato un po' questa mia piccola storia dei videogame. Magari fatemi sapere come un commento come avete voi iniziato a giocare a Call of Duty, perché cosa ne pensate? Ovviamente non troppo insulti, per favore. Quindi, come potete vedere, qua ho preso la Moab. E sì, ho esultato molto. Potete vedere anche quando esplode che sparo per aria. Era il tempo in cui vedevo i video di Verax e non facevo altro che giocare per Moab. Quindi ragazzi, qui il video sta quasi per finire, ovviamente vi lascerò fino a fine partita per, diciamo, tenere un po' un bel finale. Quindi spero che comunque vi sia piaciuto questo video, se è così fatemelo sapere con un commento, fatemi sapere se volete altri video, diciamo, in cui vi racconto un po' delle mie storie, magari anche non solo code, anche non dico cose private, cose abbastanza interessanti e divertenti. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a lasciare un mi piace, un commento, perché no, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale. Quindi ragazzi, io vi saluto. Per oggi da Midino è tutto e bella! Kingdom come.